Buonasera a tutti, ben arrivati. Oggi questo è l'ultimo incontro che chiude i nostri appuntamenti di aprile. E io sono particolarmente contenta di essere qui a introdurre l'incontro di oggi perché è un progetto a cui come Istituto Confucio teniamo moltissimo e che abbiamo visto crescere e ogni edizione è diventata sempre più interessante e ricca, questa è la terza edizione del laboratorio di traduzione letteraria e veramente lo vedrete poi, Alessandra Pezza me ne parlerà più nel dettaglio, ma è un'edizione veramente, veramente interessante. Quindi l'incontro di oggi è un po' un'introduzione al laboratorio di traduzione, ma allo stesso tempo abbiamo pensato che poteva essere una buona occasione per iniziare a parlare di traduzione e soprattutto a parlare non solo di traduzione cinese, come vedremo, ma abbiamo anche Cristina Dozio che si occupa di traduzioni dall'arabo e Federica da Milano che invece è un'esperta linguista e si occupa della linguistica della traduzione e Antonio ovviamente che si occupa invece di traduzione dei cinesi, non solo del cinese. E quindi l'incontro di oggi è proprio per parlare, ma non tanto della lingua di partenza, ma della lingua di arrivo, perché ci capita spesso di prendere in mano un libro, iniziare a leggere e poi accorgersi che si fa fatica ad andare avanti nella lettura e spesso questo purtroppo non dipende dallo scrittore, da chi ha scritto il libro, quindi dalla lingua di origine, ma è proprio che ogni tanto è difficile rendere in un bel italiano e soprattutto le lingue che sono ancora più lontane dall'italiano, appunto può essere il cinese, l'arabo e ne vedremo molti altri durante il laboratorio di traduzione. È ancora più difficile perché c'è proprio uno scoglio che bisogna superare quando si riporta all'italiano. E quindi il laboratorio di traduzione di quest'anno, che sarà appunto il terzo, vedrà un lavoro molto, molto specifico e attento proprio sulla parte dell'italiano, non solo del cinese. Io non rubo più nessun momento perché penso che di cose da dire questa volta ne abbiamo veramente tante e quindi lascerei prima di tutto la parola a Federica da Milano per raccontarci, diciamo, per introdurci in questo interessantissimo mondo della traduzione. Grazie mille a tutti. Ah, e ricordo solo che se volete fare delle domande, se avete dei dubbi, potete scriverle nei commenti di YouTube e noi le vediamo e vi cercheremo di rispondere a tutte le domande. Grazie a tutti e buona visione. Bene, grazie Marta per questa introduzione. Anche a me fa molto piacere essere qui oggi. Parlare di traduzione è sempre, come dire, non è semplice perché si aprono davvero tante teorie, sono state proposte tante teorie dal punto di vista della linguistica generale. E gli approcci sono molti, un approccio alla traduzione è sempre un po' interdisciplinare, non può essere solo la linguistica o le linguistiche varie delle varie lingue che vengono considerate. Però, insomma, cercherò di dimostrarvi quali sono, a mio parere, gli aspetti più rilevanti, anche come diceva Marta, per questo cambio un po' di prospettiva che c'è stato fino a poco tempo fa. L'approccio agli studi sulla traduzione erano più di carattere, come dire, prescrittivo, nel senso che si guardava la lingua di partenza, guardava il testo d'arrivo e si diceva più o meno se era una buona traduzione, se era rispettosa del testo di partenza, o meno. E qui per un linguista già si pone un grande problema. È possibile fare una traduzione perfetta? Esiste la traduzione perfetta? Ovviamente no. E questo è testimoniato dal fatto che anche i classici della letteratura, di ogni cultura e di ogni tradizione,
vengono continuamente tradotti e ritradotti, non c'è una sola traduzione, anzi spesso ci sono anche accesi dibattiti sulle nuove traduzioni che appaiono, anche dei classici. Ultimamente invece si è passati quindi da fare questa constatazione e dire quindi che non esiste la traduzione perfetta, perché tra poco lo vedremo, le lingue sono anisomorfe, cioè non c'è una corrispondenza mai precisa per cui a un lessema, a una parola di una lingua corrisponda sempre nell'altra lingua una sola parola e la corrispondenza sia precisissima, sia perfetta. E quindi oggi negli studi della teoria della traduzione l'attenzione si sta spostando maggiormente verso la lingua d'arrivo, che entra a far parte del sistema linguistico, appunto nel caso vedremo l'italiano, e ha delle sue caratteristiche. E quindi insomma volevo passare prima da un discorso di carattere dalla lingua di partenza alla lingua d'arrivo e poi rimanere alla lingua d'arrivo. Quindi chiederei a Marta se è lei che gestisce la mia presentazione, perfetto, e io allora la faccio scorrere come eravamo d'accordo. Allora, aspettate un attimo, eccola qua. Allora, come dicevo prima, senza fare, ecco, parlare della traduzione porterebbe via tantissimo tempo, insomma ci vorrebbe una lezione solo dedicata a questo tema, ma volevo appunto toccare questi due aspetti. Dal punto di vista puramente, strettamente linguistico della teoria linguistica, una lingua è fatta di segni, segni che sono fatti da due lati, da due parti, che vanno sempre insieme, e sono già a partire da Ferdinand de Saussure, che è un po' il padre della linguistica moderna, significante e significato. Ogni segno linguistico di ogni lingua, di qualsiasi lingua del mondo, è fatta di queste due componenti. La parte più concreta, fonica, se consideriamo il canale acustico, la lingua orale, è il significante, se invece consideriamo la lingua scritta, è la parola scritta, la parte grammatica. Il significato invece è, come diceva Saussure, l'immagine mentale, cioè il concetto che noi associamo a quel significante. E già da Saussure in avanti si era parlato del fatto che il rapporto tra il significante, la parte concreta di una parola, e la sua immagine mentale, quella che è il significato a cui corrisponde, sono arbitrari. Questo rapporto è arbitrario. È arbitrario nel senso che non c'è nessuna regola per cui a un determinato significante corrisponda a un dato significato. Se ci fosse una necessità logica, se fosse un rapporto di necessità, tutte le lingue del mondo userebbero gli stessi segni, perché quella parola quella immagine mentale va associata a quel significante sempre in tutte le lingue. Ma questo non è vero, ovviamente, perché ogni lingua segmenta e sceglie all'interno di tutte i significanti possibili quello da associare a determinati significati. Non entro troppo nel dettaglio dell'arbitrarietà sussuriana, però era per fare un punto di partenza alla nostra riflessione. E tra l'altro i segni di ciascuna lingua, quindi ciascuno dei quali è costituito da un aspetto chiamato significante e l'altro significato, sono parte costitutiva del sistema linguistico di cui fanno parte. Sono fortemente convenzionalizzati e si pongono rispetto a tutti gli altri segni di quella lingua in relazioni, in rapporti particolari di opposizioni, tanto per cui ogni segno acquista valore in rapporto a tutti gli altri. E quindi ogni lingua ha un sistema di segni, è fatto di tutti questi segni che tra loro hanno un rapporto di arbitrarietà. Perché tradurre, non esiste la traduzione ideale, migliore, perfetta? Perché non c'è mai una corrispondenza tra segno di una lingua di partenza e segno di una lingua d'arrivo. Non c'è, non è possibile. Ogni lingua ritaglia il continuum dei significati possibili in modi diversi
e gli affida e gli attribuisce dei significanti diversi. Quindi una lingua non può assolutamente, diciamo, come dire, essere in corrispondenza uno a uno con un'altra, per cui non possiamo mai fare una traduzione associando ogni singola parola con una perfetta aderenza a una parola della lingua, del testo d'arrivo. I linguisti hanno riflettuto molto su questi aspetti e uno dei linguisti che si è occupato di traduzione è Roman Jakobson, che aveva proprio suggerito il fatto che si può parlare di cercare di trovare un'equivalenza in traduzione, però in una profonda differenza. Non ci sarà mai un'equivalenza perfetta, c'è sempre una differenza di fondo. Le lingue sono capaci di esprimere quelli che possiamo chiamare degli universali cognitivi. Possiamo esprimere una cosa in forma affermativa e in forma negativa, questo lo possono fare tutte le lingue, possiamo paragonare due cose attraverso mezzi linguistici, sono aspetti della cognizione umana. Però ogni lingua lo fa in modo diverso sostanzialmente. E di Jacobson è questa frase che trovo sempre molto bella: le lingue differiscono essenzialmente per ciò che devono esprimere, che sono obbligate a esprimere, non per ciò che possono esprimere. Per esempio, per fare solo un esempio, il tedesco, rimanendo ancora lingue abbastanza vicine, il tedesco è una lingua che ha tre generi, a differenza, per esempio, dell'italiano, immaginando l'italiano come la lingua d'arrivo. E quindi quando noi dobbiamo tradurre un termine che in tedesco è neutro, dobbiamo per forza attribuirgli un genere maschile o femminile. Cioè dobbiamo trovare, siamo obbligati a esprimere questo aspetto, come dire. Ad esempio, un altro esempio di questo aspetto per cui le lingue hanno degli obblighi, diciamo, che non sono uguali per tutte le lingue del mondo, è il famoso espediente che ha usato Ulisse quando voleva riuscire ad accecare Polifemo. Dice che si chiama Nessuno, si dà questo nome, Nessuno. E allora Polifemo urla: Nessuno mi uccide con l'inganno. Questa frase dal greco, che è una lingua che come l'italiano non deve mettere la negazione prima del verbo, davanti al verbo, anche con la presenza di nessuno, si può rendere in italiano abbastanza facilmente. Nessuno mi uccide con l'inganno, ma in altre lingue, per esempio come il russo, non si può avere un esempio del genere, si deve dire nessuno non mi uccide con l'inganno. E questo gioco di parole, che è tanto famoso, diciamo, dall'Odissea, è stato citato molte, molte volte, quindi in alcune lingue non può essere tradotto direttamente, ma occorre fare dei giri di parole. La traduzione diretta, come avviene dal greco all'italiano, non avviene, per esempio, in russo. Come dicevo prima che iniziasse questa diretta, sto leggendo, a proposito di cinese, sto leggendo un libro che ho scoperto essere uno di quelli delle scelte del vostro gruppo di lettura dell'Istituto Confucio, il Dizionario di Ma Chao. Lo sto leggendo ovviamente nella traduzione italiana e proprio nella primissima pagina ho trovato questa citazione che vi riporto perché mostra proprio il fatto che non c'è mai una perfetta corrispondenza uno a uno tra i lessemi di una lingua di partenza e quelli della lingua d'arrivo. E la citazione è la seguente: in inglese la differenza tra river e stream è data dalla grandezza, sta parlando di fiumi. Invece in Francia, che si trova giusto al di là dello stretto della Manica, fleuve indica un fiume che sfocia nel mare, mentre rivière è un fiume interno a un affluente. Come si vede, al mondo non c'è la stessa corrispondenza tra i nomi e le cose. Ecco, volevo riportarvi questo esempio, visto che sto leggendo questo testo proprio cinese. Gli esempi sono tantissimi, uno degli esempi più frequenti che vengono fatti dai linguisti è quello dei colori. I colori sembrerebbero qualcosa di apparentemente universale, il continuum cromatico è quello, ma le lingue dividono lo spazio dei colori in modo diverso e gli danno ovviamente anche delle etichette linguistiche diverse. Questo è un esempio spesso citato.
Un altro esempio che vi volevo fare, appunto, sempre sul fatto che le lingue sono obbligate a fare delle scelte, sempre il tedesco, la lingua di partenza in questo caso, è il titolo di un'opera di Nietzsche molto famosa, Also sprach Zarathustra, che in italiano è stato reso con Così parlò Zarathustra, con questo passato remoto. In francese la versione invece prevede un imperfetto, ainsi parlé Zarathustra. Perché questa differenza? Perché l'originale tedesco, sprach, non distingue tra aspetto che i linguisti chiamano perfettivo, per cui l'azione è data una volta soltanto, e invece aspetto imperfettivo, un'azione che continua nel tempo. Quindi il tedesco lascia questa ambiguità. Perché lo permette, mentre invece l'italiano e il francese devono scegliere quali delle due aspetti privilegiare. Allora l'italiano, la traduzione italiana ha scelto un'azione puntuale, quindi Zarathustra ha parlato una volta in modo significativo, mentre invece secondo la versione francese Zarathustra era solito fare più discorsi usando il perfetto. Un altro esempio che vi volevo fare, un po' scritto piccolo, ma insomma vi spiego, perché trovavo molto interessante sempre a proposito di come trovare espedienti nella lingua d'arrivo per rendere qualcosa che è presente nella lingua di partenza e che non c'è invece nella lingua d'arrivo. Questa volta è dal giapponese l'esempio. È un esempio che ha citato la stessa traduttrice dal giapponese di Murakami, Haruki, Antonietta Pastore, che ha tradotto tra gli altri romanzi di Murakami anche l'incolore Tazaki Tsukuro e i suoi anni di pellegrinaggio. E riporta la difficoltà che ha avuto nel tradurre uno scambio dialogico tra due personaggi. Il giapponese è una lingua che mi ha sempre molto affascinato per questo aspetto, che sto anche studiando dal punto di vista interlinguistico, il fatto che il giapponese presenta tante forme, più di una forma, per i pronomi personali io e tu. Quindi quello che per noi sono io, e noi usiamo solo la prima questa forma per la prima persona singolare, e il tu, usiamo solo tu per la seconda persona singolare, in giapponese ci sono tante forme per dire io, e tante forme per dire tu. E già questo è qualcosa di molto, dal punto di vista interlinguistico, curioso. Ma la traduttrice riporta un esempio con cui lei si è dovuta scontrare, che per cui ha dovuto trovare una soluzione. Allora, c'erano questi due personaggi, due amici, compagni di liceo, che tra di loro usavano, uno usa con l'altro una forma molto confidenziale per dire tu, che è omae. L'altro invece usa una forma più formale, kimi, perché c'è stato un litigio e allora Tsukuro si sente un pochino più distante dal suo amico. E allora nell'originale giapponese questo uso diverso del tu si può percepire. Allora come fare a tradurlo in italiano? E si pone la questione di trovare delle soluzioni alternative, perché l'italiano non ha più tu per poter uno più formale e l'altro meno formale. Allora la traduttrice ha trovato questo escamotage, dice il dialogo finale, l'ha tradotto così: senti H, ti auguro che tutto vada per il meglio. Diciamo, mi sono dimenticata di dire che alla fine però della loro frequentazione Tsukuro finalmente si lascia un po' andare, recupera quell'amicizia e quella confidenza e usa una forma di nuovo confidenziale di tu per riferirsi al suo amico. E allora la traduttrice ha scelto questo scamotaggio. Senti H, ti auguro che tutto vada per il meglio, te lo auguro sinceramente, disse Tsukuro e lo pensava davvero. Non ce l'hai più con me? Dice l'altro personaggio. E Tsukuro fece cenno di no con la testa. Ma non ce l'ho mai avuta con te, scemo, non ce l'ho mai avuta con nessuno fin dall'inizio. Tsukuro si rese conto di essere riuscito a parlargli alla fine con l'antica confidenza. Era venuto spontaneo. Quindi questo scemo che viene introdotto in traduzione, che non c'era nell'originale giapponese, serve proprio a mostrare la ritrovata confidenza che l'uso pronominale giapponese permette di dimostrare tramite la variazione formale e informale, e l'italiano no. Infine, chiudo perché abbiamo poco tempo e voglio lasciare spazio ovviamente anche ai traduttori di professione,
Ecco, dicevo che il paradigma degli studi traduttivi, dal vedere quanto una traduzione è buona partendo dal testo di partenza e arrivando, partendo dalla lingua del testo di partenza e arrivando alla lingua del testo d'arrivo, è passato, visto che è impossibile avere una perfetta traduzione da due lingue diverse, è passato a porre attenzione invece alla lingua d'arrivo, quindi alla traduzione stessa, in quanto atto comunicativo nel contesto linguistico, sociale e culturale di arrivo. Perché spesso, soprattutto da lingue così lontane come il cinese, l'arabo, il giapponese, eccetera, noi leggiamo dei testi nella lingua, nella lingua d'arrivo, non avendo la possibilità di vedere cosa c'era nel testo di partenza, molto spesso, se non conosciamo quelle lingue. Quindi noi ci troviamo a leggere un testo che per noi è quel testo lì, è quello. Quindi deve essere buona la traduzione in italiano, nella nostra lingua di arrivo. E cosa vuol dire essere in una buona lingua d'arrivo? E questa è l'ultima slide. Vuol dire che bisogna tener conto di un fatto, che l'italiano, come tutte le lingue del mondo, non è un monolite, non è dire l'italiano è quello, è solo fatto in questo modo, il cinese è quello, è fatto solo in questo modo, eccetera. Ma ogni lingua è fatta di tante varietà. Quindi l'italiano non è uno, ma sono tanti. E come tutte le lingue è un insieme di varietà, è fatto di dialetti, di italiani regionali, di stili diversi, di registri linguistici, di lingue speciali, lingue settoriali, gerghi, di italiano standard vecchio o italiano standard nuovo, di neostandard. E questo vale per tutte le lingue, ma anche per l'italiano, visto che stiamo parlando dell'italiano come lingua d'arrivo. Quindi un bravo traduttore è un traduttore che sa muoversi attraverso tutte le varietà di italiano possibili per rendere quindi quelle differenze che c'erano nel testo di partenza, per scegliere proprio le varietà giuste per i personaggi, per la narrazione, eccetera. E concludo citando un famosissimo autore che si è occupato di traduzione, George Steiner, che diceva appunto: non vi sono due epoche storiche, due classi sociali o due località che si servano delle parole della sintassi per significare esattamente le stesse cose, per inviare segnali identici di valutazione e deduzione. E nemmeno due esseri umani. Quindi a tal punto c'è differenza nell'italiano o in qualsiasi altra lingua, che non solo c'è differenza per luogo di appartenenza, dove si parla quella varietà, in che situazione comunicativa, ma anche tra due italiani. Quindi insomma, questo era per darvi un po' un panorama di quello che è stato un po' il passaggio negli studi della traduzione, dal paragone tra lingua di partenza e lingua d'arrivo a lingua d'arrivo nel sistema in cui atterra e in cui arriva questa traduzione. E vi ringrazio, poi se ci sono domande sono contenta di rispondere. Do la parola quindi a Cristina, ero io che davo la parola. Cristina Dozio, che si occupa di traduzione dall'arabo all'italiano. Bene, grazie mille Federica, ringrazio davvero Federica da Milano per questa introduzione di carattere teorico e di carattere appunto linguistico, di linguistica della traduzione. E poi ovviamente io sono proprio ospite in questo mondo cinese, sono ospite oggi dell'Istituto Confucio e successivamente sarò ospite del laboratorio di traduzione. Credo che anche questo sia un cambiamento di paradigma, soprattutto in termini di formazione, no? Cioè quest'idea che il laboratorio ha avuto di dare una formazione trasversale che coinvolga anche traduttori o studiosi da lingue diverse dal cinese e poi esperti di italianistica o di linguistica, e quindi appunto non ci sarà solo l'arabo, ma ci saranno interventi di colleghi e colleghe veramente molto bravi che traducono da lingue sia europee che extraeuropee. Allora, io oggi faccio un breve intervento anche per anticipare qualche punto, qualche nodo che tratterò nella mia lezione nel laboratorio. E per cominciare direi che è vero che è cambiato il paradigma nell'ambito degli studi, nell'approccio teorico, ma è cambiato sicuramente anche il paradigma nella formazione dei traduttori, perché anche nella formazione dei traduttori dall'arabo all'italiano c'è molta più attenzione alla resa, all'italiano stesso, alla fase di autorevisione o alla revisione insieme a un redattore.
Magari appunto nelle consegne che mi è capitato di leggere da parte dei miei studenti e studentesse, nelle prime volte, nelle prime consegne, capita spesso di imbattersi in questo traduzionese, che insomma il testo non è tradotto solo in un italiano con tutta la sua ricchezza di registri, ma è un po' appiattito su una lingua, su un italiano delle traduzioni. E per farvi capire cosa intendo, per intenderci, insomma, magari invece di dire che un certo personaggio va in un luogo, questo personaggio si reca, si dirige, invece di sdraiarsi e di dormire, il personaggio si corica, giace sul divano, no? Oppure ci sono tante volte compaiono dei giovani, il giovane, che è sicuramente un termine che in alcuni passaggi delle traduzioni sarà molto appropriato, ma in altri tende un po' a invecchiare, il racconto, laddove basterebbe dire il ragazzo, la ragazza può essere più funzionale. Diciamo, secondo me, questa tendenza a utilizzare un registro molto formale è dovuta a due cause principali. Si tratta magari di un po' di inesperienza da parte dei giovani traduttori e traduttori, insomma, che si stanno ancora formando, che quindi provano ad appoggiarsi su quella che percepiscono come una lingua letteraria e quindi prestigiosa. Facendo così, appunto, come dicevo, si sentono più sicuri, ma poi vanno un po' ad appiattire il testo di partenza con tutte le sue caratteristiche. L'altra ragione, invece, ha a che fare con la sociolinguistica dell'arabo, ovvero il fatto che nel contesto linguistico arabo siamo in presenza di una situazione di diglossia, quindi due varianti con specifiche proprio funzioni attribuite all'interno della comunità dei parlanti. Una variante standard che è chiamata fusha, che si usa nelle comunicazioni formali, quindi non so, nel linguaggio burocratico, nell'amministrazione, nei testi scolastici e anche nei giornali. E tendenzialmente anche nella letteratura, quindi i romanzi sono scritti principalmente in lingua araba standard. Però l'altra faccia della medaglia è l'arabo dialettale o vernacolare, che viene chiamato ammia, e che è una variante regionale all'incirca in ciascun paese arabo. E questa è la lingua madre degli arabi, degli arabofoni, perché è la lingua che imparano da bambini ed è la lingua degli scambi informali, soprattutto appunto della conversazione a livello informale, dei media, quelli non scritti, quindi le serie televisive, molti film sono in ammia. E adesso devo dire che cioè, insomma, già da qualche decennio questa lingua entra anche nella letteratura e quindi si sta conquistando, si sta ritagliando un suo spazio nelle opere letterarie. Sostanzialmente, avendo questo fenomeno della diglossia che si manifesta poi negli stili degli autori, nelle scelte letterarie, probabilmente anche un giovane traduttore o traduttrice dall'arabo non sa al 100% come muoversi e talvolta ritiene di dover accrescere la formalità della sua traduzione, della sua resa. Invece, ovviamente, facendo pratica ed esercitandosi, si scopre che, insomma, l'italiano è veramente ricchissimo sotto questo punto di vista e si possono esplorare tutti i registri. E oggi vi farò soltanto due esempi in cui ho voluto nelle mie traduzioni scegliere un registro molto informale ed era facile optare per questa scelta anche perché il narratore era un bambino. E quindi sicuramente, avendo anche questo elemento magari insolito, un narratore appunto con delle caratteristiche così specifiche, con uno sguardo così specifico sul mondo, era anche più facile sostenere questa diversità di registro rispetto, per esempio, a un narratore onnisciente. Allora, il primo esempio è tratto da questo romanzo,
ogni volta che prendo il volo, del marocchino Youssef Fadel. L'ultimo capitolo è narrato da una bambina che si chiama Aziz, come il protagonista maschile che è un adulto. Quindi ovviamente già c'è questo gioco per cui ci sono due Aziz, un Aziz adulto e un Aziz bambina. E mi ricordo di aver fatto una scelta, di non scegliere di utilizzare il congiuntivo, laddove in italiano sarebbe stato più corretto, probabilmente secondo la grammatica prescrittiva. E la revisora all'interno della redazione mi ha proposto di correggere e di utilizzare il congiuntivo. E lì, appunto, in fase di revisione le ho proprio spiegato che non era stata una svista, ma che era stata una scelta motivata insieme ad altre per cercare di cogliere, di rendere il punto di vista di questa bambina. Allora vi leggo l'esempio. La mamma sta sempre seduta lì dietro, ad aspettare che il sole entra dalla finestra e le si posa sulla faccia. Poi abbiamo lavorato nello stesso passaggio su un elemento lessicale che la redattrice voleva innalzare un pochino di registro e trasformare in lembo. Era un bigliettino, un pezzettino di carta, e praticamente lei suggeriva di sostituire la parola pezzetto con lembo. E invece anche lì le ho spiegato, no, guarda, dobbiamo lasciare, è un pezzetto di un pacchetto di sigarette. E lo stesso abbiamo fatto con una congiunzione che fosse più snella, più rapida, perché non mi interessava far parlare questa bambina con un registro alto. Il secondo esempio invece è tratto da questa traduzione che ho realizzato invece insieme a Quattro Mani con Elisabetta Bartuli, e il romanzo si intitola Quelli che hanno paura. Qui l'esempio che ho scelto non è narrato da una bambina, ma sono i ricordi d'infanzia della narratrice in prima persona. E lei si ricorda che dalla città, da Damasco, andava insieme al padre nel paesino di campagna dove abitava la famiglia paterna. Quindi potete immaginare, per lei era tutta un'avventura, si andava in campagna, si riceveva tutte le attenzioni dai nonni, dagli zii, cucinavano tanti piatti deliziosi per lei, e c'è questo nonno che le fa tante domande. E una di queste domande sono scritte in dialetto, cioè nella lingua vernacolare siriana. E una di queste domande dice: Kif e chi è Jaddi? Che letteralmente significa come stai, o mio nonno. Ma per chi conosce il dialetto, la parlata siriana, si capisce che è un uso appunto orale, per il quale è la persona che sta chiedendo, è proprio il nonno che dice come stai, o nonno, o mio nonno, no? La domanda non è rivolta al nonno, ma alla nipotina. E qui c'erano un po' di opzioni, di scelte da fare. Mi piaceva e ci piaceva, dato che siamo due traduttrici, ci piaceva mantenere questo gusto molto immediato, molto affettuoso. E la prima opzione che ci è venuta in mente era come stai a nonno, oppure sapete quando si dice mangia a nonna, mangia a nonno, però è una scelta molto regionale l'utilizzare in italiano fai questa cosa a nonna o a nonno, che è, nonostante sia il nonno o la nonna invitare a fare l'azione. E quindi, una volta scartato l'italiano regionale, siamo andati su un italiano informale, e la resa è come stai, bella di nonno, e tutte le volte che il nonno dice Yajaddi abbiamo tradotto bella di nonno, bella del nonno, e lei pure riceve bella di zia, insomma è l'amore di tutti questa ragazzina. Questi due esempi sono solo un accenno del punto su cui mi soffermerò poi nella mia lezione, che sarà concentrata sull'idea di tradurre i dialoghi, di alcuni accorgimenti nelle rese dei dialoghi e di alcuni accorgimenti anche nella resa della polifonia dei vari linguaggi, perché qui oggi vi ho illustrato il linguaggio più affettuoso, più informale, ma ovviamente capita nei romanzi di tradurre il linguaggio del potere, il linguaggio della psicanalisi nel caso del romanzo Quelli che hanno paura, altre volte il linguaggio dei media,
Giusto insomma per ricollegarmi a un punto che ha toccato anche Federica, mi piace fare un accenno ai colori, dato che li ha proprio menzionati. Allora, chiaramente anche in arabo ci sono corrispondenze diverse, per esempio azraq è sia il blu, l'azzurro, il celeste, quindi ci si deve sbizzarrire. Un colore che dà molti problemi è khaki, perché è di solito utilizzato per le divise dei militari, ma sapete che le divise possono tendere al beige o all'olivastro. E poi c'è un'altra peculiarità, che l'arabo di solito nel descrivere un personaggio come magari abbigliato, dice, non lo so, che c'è quella determina, indossa una camicia di colore nero. Quindi utilizza anche esplicita laun, che è il sostantivo per dire colore, prima dell'aggettivo di colore stesso. E questa, sinceramente, nella gran parte dei casi, è un'imposizione linguistica dell'arabo. Cioè questa, come ce ne sono molte altre, l'arabo usa molto di più gli aggettivi possessivi, cioè il corrispettivo degli aggettivi possessivi, usa più verbi incoativi, usa più ripetizioni rispetto all'italiano e ovviamente quindi un buon traduttore dovrebbe rendersi conto della distinzione, della differenza fra quegli elementi che sono strutturali nella lingua di partenza e quegli elementi che sono invece delle scelte specifiche del singolo autore. Quindi laddove un elemento proprio della lingua si trova un'equivalenza in italiano, laddove invece una determinata ripetizione ha un effetto stilistico peculiare voluto dall'autore, si cercherà di rispettarla, di rielaborarla in un modo che funzioni. Per concludere, accenno un altro tema che in realtà è solo veramente un sasso lanciato in uno stagno, cioè l'attenzione ai riferimenti culturali provenienti da una cultura così lontana che vanno a creare un immaginario sul nostro lettore, che è un lettore invece italiano, calato nel contesto nel polo della comunicazione da questo lato, no? E che quindi legge qui e attraverso questi romanzi può esplorare e immaginare mondi diversi e dico mondi, perché ovviamente l'arabo è la lingua di paesi, di culture molteplici. E ve lo lascio soltanto come un esempio fra molti, la parola sham. La parola sham è un termine che indica il grande Levante ed era un termine sostanzialmente utilizzato a livello anche storico per indicare la regione del Levante settentrionale, della parte settentrionale della mezzaluna fertile, quindi la Grande Siria, quello che è l'attuale Libano. Quindi è un termine geopolitico che esiste da molto molto tempo, ma è anche uno degli epiteti della città di Damasco. Nel romanzo che menzionavo prima, quelli che hanno paura, sempre il famoso nonno chiede alla sua nipotina: Hasham ahla min hena? Damasco è meglio di qui? Le chiede, no? Come stai? Come sta la mamma? Ma Damasco allora è meglio di qui? E in quel caso, secondo me, non c'era spazio per stare a spiegare che cosa fosse Sham, c'era spazio per dire che il nonno le chiede del posto da cui lei proviene, l'immediatezza di dire Damasco. La stessa scrittrice, Dima Wannous, l'ho tradotta anche per un contributo al Festival della Milanesiana, e lì invece lei rifletteva moltissimo sulla scelta dei termini, di come la scelta dei termini per chiamare le città, i paesi e la patria abbiano un significato affettivo molto forte, soprattutto perché molti siriani hanno vissuto la guerra e adesso si trovano anche in esilio. E allora vi leggo questa citazione da un altro passo della stessa autrice, dove però ho fatto una scelta traduttiva molto diversa. Ho passato 3 anni a Beirut, durante i quali ogni notte mi svegliavo, ingoiavo le lacrime e reprimevo il mio lamento nostalgico per Sham, per la mia Damasco. E dico Damasco perché la patria per me non è più la Siria, ma solo Damasco. Dopo 3 anni le lacrime si sono prosciugate e il suono del mio lamento si è dissolto. Ho realizzato all'improvviso che anche Damasco per me è soltanto l'idea di una patria. Quindi ci sarà ancora molto da scoprire sulla cultura araba, sulla traduzione dall'arabo e a partire da Sham ho voluto insomma già farvi conoscere, introdurvi
in questo mondo e ci sarà occasione di riparlarne più avanti. Invece grazie, io do la parola. Faccio gli onori di casa. Grazie assolutamente. A me è venuta una voglia di leggere i libri immediatamente, di essere curiosa di scoprire cosa succede a questa bambina. E adesso diamo la parola invece a Antonio Pauliello, che invece si occupa di Cina, di lingua cinese, e che ci racconterà appunto. Sono più di un cinese e sentiamo cosa ci racconta. Grazie mille. Grazie Marta per la presentazione, grazie all'Istituto Confucio per ospitarci e grazie a Cristina e a Federica perché mi hanno fatto riflettere molto anche su ciò che faccio io dal cinese. Ho notato molti punti di contatto soprattutto con l'arabo quando Cristina parlava della diglossia, di queste diverse varietà, dello standard e dei dialetti, eccetera, perché è qualcosa di cui mi occupo anch'io e di cui si occupano molti traduttori dal cinese. Vorrei iniziare questa presentazione, che è una semplice introduzione a ciò che poi sarà il mio intervento nel laboratorio, parlando di sinofonia e traduzione, e vorrei iniziare sfatando dei miti. Vorrei sfatare tre miti e poi calibrare la terminologia che utilizziamo, a volte per comodità, altre volte per mancanza di opzioni migliori, quando parliamo delle varietà linguistiche del mondo cinese, appunto. Cercherò di far andare avanti la presentazione, se ci riesco. Ok. Il primo mito è quello sicuramente di una Cina monolingue, che si esprime sia oralmente ma anche per iscritto in una varietà standard, il cosiddetto Putonghua, che è promosso con solerzia e capillarità dall'amministrazione centrale, ma anche da quelle locali, dai mass media e dalle scuole. Sebbene in realtà non esista una legislazione che individui nel Putonghua la lingua materna di tutti i cinesi, Han, ignorando la grandissima diversità linguistica all'interno di tale popolazione, il monolinguismo in Putonghua è diventato di fatto la norma in quasi tutte le sfere della vita pubblica e anche molto spesso nella letteratura. Dunque, ci troviamo davanti a un mito, però, poiché la Cina in realtà è un mondo plurilingue, un monolinguismo quindi fomentato dall'ufficialità. Il secondo mito è quello di una lingua cinese monocentrica, ovvero di una lingua che possiede una sola varietà standard, sia orale sia scritta. Il mandarino in realtà ne possiede tre di varietà di standard. Il primo è appunto il Putonghua della Cina continentale, poi abbiamo il Guoyu, che è la varietà standard di Taiwan, e infine abbiamo lo Huaiyu, che è la varietà standard di Singapore, dove il cinese condivide lo status appunto di lingua ufficiale con l'inglese, il malese e il tamil. Se poi per cinese in realtà intendiamo non solo il mandarino, ma anche il cantonese, allora di varietà standard in realtà ce ne sono quattro, poiché il cantonese possiede una propria forma standardizzata sia nella variante scritta sia in quella orale, che si usa soprattutto ovviamente a Hong Kong, ma anche a Macao. E il terzo mito si ricollega un po' al secondo, ed è quello relativo all'esistenza di un unico standard scritto. E qui non mi riferisco tanto alla questione dei caratteri tradizionali o dei caratteri semplificati, ma mi riferisco piuttosto a lingue diverse che noi chiamiamo cinese, che possiedono appunto diversi standard scritti. Infatti, nonostante la forma scritta del mandarino sia quella, per così dire, dominante e quella più ampiamente accettata nel mondo sinofono, sia dentro che fuori i confini della Cina continentale, il mandarino standard scritto non è l'unica varietà, appunto, di standard, già che
Primo fra tutti, ad esempio, il cantonese possiede una propria codificazione scritta e un proprio standard con delle regole che si può scegliere di seguire o meno in letteratura. Infatti, proprio il cantonese, lungi dal consistere in una semplice variazione di pronuncia dei caratteri cinesi standard usati in mandarino, è in realtà una lingua che prevede delle norme d'uso non solo per il parlato, ma anche per lo scritto. E questa forma scritta, proprio del cantonese, che con grande dinamismo inventiva si usa ad Hong Kong, si serve di caratteri cinesi standard, di caratteri ormai desueti nel mandarino scritto, di caratteri esclusivamente cantonesi e perfino di lettere dell'alfabeto latino. In un riuscito tentativo di far assaporare a chi legge, quindi con la vista, proprio le specificità della lingua cantonese, a cui altrimenti non potremmo, diciamo, avvicinarci se non con l'udito. Nonostante il cantonese scritto possa sembrare un fenomeno recente ed è spesso associato al dinamismo economico e sociale di Hong Kong, in realtà già nella tarda epoca Qing, quindi siamo praticamente nell'Ottocento, lo scrittore diplomatico Huan Zongxian scrisse Wo shou xie wo kou, che letteralmente vuol dire la mia mano scrive la mia bocca, ossia scrivo così come parlo. Quindi con questa voglia appunto di avvicinarsi anche nella letteratura all'oralità del cantonese. È proprio da questa dicotomia tra cantonese e mandarino vorrei partire per tarare la terminologia con la quale inevitabilmente ci troviamo a fare i conti quando parliamo di lingua e traduzione dal cinese. Come diceva Confucio, infatti, Ming Bu Zhen, Yan Bu Shun, ossia, se non si rettificano i nomi, le parole non corrispondono al senso. Spesso in italiano, ma anche in altre lingue europee, ci serviamo dell'espressione lingua cinese per indicare appunto proprio il mandarino, ossia quello standard che abbiamo visto a tre teste, che in tarda epoca imperiale si conosceva come Guanghua, ovvero la lingua appunto dei mandarini. L'equivalenza tra lingua cinese e mandarino però presenta diversi problemi. Se infatti si considera il termine mandarino una traduzione di Hanyu, bisogna essere coscienti del fatto che quest'ultimo, sia Hanyu, indica simultaneamente due concetti molto diversi. Se da un lato equivale al mandarino standard moderno, dall'altro include in qualche modo tutte le lingue sinitiche parlate dai cinesi Han. La lingua cinese, pertanto, andrebbe trattata come una famiglia linguistica formata da molteplici lingue cinesi o molteplici lingue sinitiche, appunto. Tra queste lingue è innegabile che i tre standard del mandarino occupino una posizione centrale nella produzione letteraria e il Putonghua, se non altro per una questione numerica, tra questi tre standard è sicuramente il più importante. Ma spesso però il traduttore di testi letterari cinesi e sinofoni si trova davanti a lingue ibride che in taluni punti si discostano appunto da questi standard. E qui ho messo solo tre esempi di autori che si servono molto di queste varietà ibride della lingua cinese o delle lingue cinesi. Ad esempio Lai He, che è un autore della letteratura moderna che visse soprattutto tra Taiwan e il Fujian, nei suoi testi mescola non solo la lingua standard con lo Hokkien, che appunto che spesso viene impropriamente definito un dialetto, ma è una delle tante lingue sinitiche parlato nel Fujian e a Taiwan, ma i suoi testi sono infarciti anche di numerose espressioni in giapponese, che fu per 50 anni la lingua coloniale dell'isola. Quindi vediamo una specie di pastiche linguistico molto molto peculiare in questo autore.
Invece in Cina abbiamo un autore come ad esempio Lao Tzu, che nei suoi testi era solito fare un uso piuttosto, piuttosto intenso del dialetto pechinese, in quella che era la nuova lingua moderna. E invece, passando ad autori contemporanei, abbiamo Dong Haicheng, che è un autore di Hong Kong, e la cui scrittura e i cui temi sono fortemente radicati nel contesto locale, quindi fa un ampissimo uso del cantonese, non solo nelle parti dialogiche, come sarebbe abbastanza ovvio, ma anche in quelle descrittive. Poi ci sono gli autori della cosiddetta diaspora, che scrivono da luoghi diversi, ma soprattutto dalla Malesia e da Singapore, che dopo aver fatto proprio la lingua standard, questo mandarino appunto che è proprio della Cina settentrionale, lo modellano e lo trasformano in una lingua che, seppur sostanzialmente riconducibile al mandarino, presenta innesti di altre lingue, sia sinitiche, quali il cantonese, lo hokkien, lo hainanese, eccetera, sia di lingue non sinitiche, quali ad esempio l'inglese o il malese. Spesso dunque gli autori cinesi e sinofoni si allontanano dalla lingua standard e usano più varietà linguistiche in un testo allo scopo di avvicinare la parola scritta a quella pronunciata. Sono quasi sempre delle scelte coscienti che fanno, non sono scelte casuali. E quindi il traduttore è tenuto a rispettare queste scelte e a traghettare nei limiti imposti dal codice linguistico d'arrivo, quindi dall'italiano, nella propria traduzione. Ad esempio, l'uso del cantonese o di altre lingue sinitiche meridionali, per molti autori, rappresenta, oltre che il frutto di un'indagine accurata della realtà linguistica, anche un omaggio spesso alle proprie origini, alla propria identità regionale e alle proprie radici. La presenza di molteplici varietà linguistiche costituisce quindi una prova oggettiva per il traduttore, spesso un problema. Tuttavia, far sì che il testo meta, ossia il testo di arrivo, mantenga la stessa funzione comunicativa del testo di partenza, come ci ha illustrato anche Cristina, non è impossibile, sebbene a volte qualcosa vada inevitabilmente perso, come possiamo immaginare. Quando il traduttore ha davanti a sé un testo polifonico caratterizzato da un intreccio di lingue sinitiche, si troverà davanti a un primo dilemma, ovvero quello di neutralizzare o meno tale polifonia, producendo un testo meta neutro, caratterizzato nel nostro contesto da un italiano standard, piatto forse, che rischia però di nascondere le particolarità del testo originale. Nell'ambito della traduzione dal cinese, questa è la scelta, ad esempio, che si predilige nel mondo anglosassone, e che aggira il problema infarcendo il testo in un inglese monofonico, quindi non più polifonico, di espressioni quali disse in dialetto, aggiunse in cantonese, rispose in hokkien, o facendo un uso abbondante delle note a piedi pagina. Questa soluzione, pur permettendo in qualche modo di trasferire il significato semantico dell'originale, impoverisce in qualche modo il testo meta a livello espressivo, in particolar modo se ci troviamo davanti all'uso di una lingua sinitica diversa dal mandarino, determinante nella costruzione dell'identità dell'autore, spesso un'identità periferica rispetto all'identità centrale rappresentata dai cinesi Han della Cina continentale. Se invece si decide di scommettere sulla polifonia del testo originale, il traduttore potrà valersi di molte opzioni, di un dialetto della lingua italiana, laddove l'originale non fa uso del mandarino standard, essendo però consapevole che tale scelta potrebbe aggiungere al messaggio dei significati non presenti nella cultura d'origine, poiché
che ne siamo coscienti o meno, associamo determinate caratteristiche ai parlanti di un determinato dialetto o di un determinato italiano regionale. Per questo il traduttore al momento della scelta deve tenere conto di tutte le implicazioni ideologiche che derivano dall'uso di una variante dialettale o di un'altra. A ciò però va aggiunto che la scelta del dialetto italiano, se si adopera questa scelta, può essere condizionata dall'idea soggettiva che il traduttore ha di tale dialetto e dei suoi parlanti, oltre che dalle conoscenze che lo stesso ha di tale varietà linguistica. Tuttavia, la traduzione di una lingua sinitica diversa dal mandarino, quindi il cantonese o lo Hokkien, facendo uso di un dialetto dell'italiano o facendo uso dell'italiano standard e quindi appiattendolo, non sono le uniche scelte traduttive possibili. Infatti si può anche optare per la traduzione di una lingua sinitica diversa dal mandarino con un registro della lingua italiana diverso da quello usato nel resto del testo. Generalmente, poiché nella maggior parte delle opere cinesi e sinofone le lingue sinitiche diverse dal mandarino sono usate in contesti formali, contesti familiari, scusate, informali, il registro della lingua italiana sarà un registro piuttosto basso, informale o comunque colloquiale. Questo registro rappresenterà così, come le lingue sinitiche diverse dal mandarino, una specie di deviazione dalla norma. Questa via, però, è percorribile solo se il testo originale presenta un'unica lingua sinitica oltre al mandarino, o se decidiamo di utilizzare questa strategia solo per una di esse, traducendo le altre, ad esempio, in italiano standard. Molto spesso, però, capita che i testi non presentino solo il mandarino e il cantonese, ad esempio, ma presentano proprio questa polifonia, quindi di mandarino, cantonese, Hokkien, spesso inglese, eccetera. Quindi la scelta si fa piuttosto difficile in questo senso. Ancora, chi traduce può scegliere di avvalersi di una lingua che definisco trasgressiva, tra virgolette, spesso una lingua artificiale, ossia una lingua che viola le regole ortografiche, grammaticali e lessicali proprio dell'italiano standard. Tra le tante variabili che determineranno la scelta appunto di quale varietà o quali varietà usare nel testo meta, il quadro letterario della cultura meta, nel nostro caso quello italiano, avrà un peso specifico importante. Se infatti la letteratura meta tende alla normalizzazione linguistica e gli autori rifuggono l'uso delle varietà non standard, i lettori spesso non saranno abituati a trovarle nei testi letterari. E ciò potrebbe rendere difficile a volte giustificare sia con i revisori e con gli editori, ma anche con il pubblico, scelte di traduzione che si discostano notevolmente dalla norma letteraria. Per fortuna la letteratura italiana moderna e contemporanea però annovera tra i propri autori grandi nomi che hanno fatto di questa polifonia o di questo pastiche linguistico il proprio segno distintivo. Si pensi ad esempio a Gadda, a Pasolini o più recentemente a Camilleri. E quindi nella cultura italiana è sicuramente presente già questa polifonia e quindi una cultura letteraria molto più recettiva in questo senso di quanto lo sia, ad esempio, quella anglofona o quella francofona. E per concludere brevemente, volevo soffermarmi su un caso pratico che è quello dello scrittore di Singapore, Yin Pei An o Yan Pang On, che in un suo romanzo del 2015, Sifu, Costume, fa ampio uso del cantonese, mettendo in piedi un testo praticamente bilingue. Questo bilinguismo, il potenziale traduttore in italiano sarà chiamato in qualche modo a risolverlo,
con la consapevolezza che la scelta linguistica è anche e soprattutto in questo caso generazionale, poiché in questo breve passaggio il nonno ormai anziano parla in cantonese, mentre Yu Sao, che è la nipote, parla in mandarino, così come in mandarino sono gran parte delle descrizioni narrate. Questo, in questo breve passaggio dice «Ye ye ba ge chang wan, tan la kou qi, nei dai go hai wai zhen soi lo, ran ho ta ru yo suo chen, se chen mo la yi zhen, tu ran zhang kou kai ru xu». Go heo san zhe giu men men wa, nei mo man ke wo, ru xiu da ta, ta de guandong hua yo dian sheng ying. Praticamente dice il nonno terminò la canzone e disse con un sospiro, e qui il nonno parla in cantonese, tuo fratello soffriva di mal d'amore, poi rimase assorto nei suoi pensieri finché all'improvviso chiese a Yu Sao, come si chiama quel giovanotto? Non gliel'hai chiesto, rispose Yu Sao nel suo cantonese impacciato. Traducendola tutta in italiano standard, quanto di questo bilinguismo perdiamo però? Più che una soluzione, qui vorrei lanciare uno spunto di riflessione su cui mi piacerebbe ragionare nel laboratorio che partirà a giugno. E avrei concluso. Cedo la parola ad Alessandra. Grazie mille. O se ci sono domande. No. Penso che qualcuno si è prenotato per delle domande. Io magari lascerei la parola adesso ad Alessandra, anche perché dopo che abbiamo parlato di tutta l'importanza delle scelte traduttive e di arrivare a un bel italiano e quale italiano, penso che Alessandra può assolutamente introdurci e spiegarci di cosa si parlerà nel laboratorio, e poi lascerei magari un giro di domande, se qualcuno ha delle domande, visto che già due o tre persone avevano scritto qualcosa. Lascio la parola a Alessandra Pezza, che è ricercatrice all'Università di Milano Bicocca, scusate, non ricercatrice, ho sbagliato, assegnista. E che nonostante sia molto giovane ha già tradotto diversi racconti dal cinese, quindi ha un'ottima esperienza, e soprattutto è una delle menti che ha organizzato il corso di traduzione, quindi ne sa tanto. Prego Alessandra, grazie. Allora, grazie Marta per la presentazione. E dunque, io sì, vi racconto, in realtà sarò molto molto veloce, perché in realtà quello che avevamo in mente con questo laboratorio di traduzione, che di cui è responsabile scientifica Silvia Pozzi e che appunto io ho contribuito per la parte organizzativa a organizzare, era proprio di creare un pochino questa polifonia, questa risonanza di voci che abbiamo ascoltato adesso. Ecco, non ci torno su perché preferisco lasciare spazio alle domande di qualcun altro, però io devo dire che ascoltando tutte le persone che hanno parlato stasera, a me ogni cosa che veniva fuori mi veniva in mente una risonanza, un legame, una cosa che viene fuori durante la traduzione, quindi dalla questione dei pronomi personali del giapponese alla questione dei diversi registri, degli obblighi, della lingua araba, chiaramente dei diversi registri di cui ha parlato Antonio. Quindi ecco, diciamo, l'idea è proprio quella, tramite questo laboratorio, di fare entrare in risonanza un pochino queste voci e, come diceva prima Cristina Dozio, anche parlare con traduttori d'altre lingue per far uscire la traduzione dal cinese verso l'italiano, dal suo angolino, e entrare invece in comunicazione con tutti gli altri traduttori e tutte le lingue, le combinazioni linguistiche, potenzialmente verso l'italiano in cui si traduce. Però appunto non mi ci soffermo ulteriormente, perché non è questa la sede. Invece chiedo a Marta se mi può proiettare le pochissime slide che ho preparato, che contengono essenzialmente informazioni pratiche. Grazie Marta. Quindi un brevissimo recap di quello che prevede il laboratorio di fatto, con questo spirito, quindi con l'idea di far parlare voci diverse e voci eccellenti diverse
da diversi ambiti di diversi ambiti linguistici e vari, noi abbiamo pensato di organizzare il laboratorio in 4 giornate. Sono 4 sabati, abbiamo pensato al sabato perché generalmente è un giorno in cui non si lavora e quindi un giorno a cui si può, che si può diciamo dedicare all'approfondimento, alla formazione, anche per chi appunto lavora dal lunedì al venerdì. I 4 giorni ve li ho scritti qui, sono il 12 giugno, il 9 ottobre, il 6 novembre e il 27 di novembre. E ogni giornata saranno giornate abbastanza intense, sarà suddivisa in una mattina e in un pomeriggio e addirittura abbiamo 2 incontri serali, qui avete gli orari. La mattina sarà dedicata agli interventi di traduttori da lingue extraeuropee, da lingue europee e di linguisti italianisti e sarà quindi aperta, tra l'altro, questo lo dico, anche a chi non parla cinese, anche a chi non studia cinese, ma in generale a chiunque si interessi al tema della traduzione. Il pomeriggio, in più, per chi si occupa di, appunto, studia il cinese, se è il cinese, si sta specializzando o già traduce dal cinese, ci sarà una parte invece laboratoriale, in cui ci occuperemo di tradurre un racconto, in particolare dell'autore che abbiamo invitato, che è Lunei, su cui poi adesso mi fermo. In aggiunta a appunto mattina e pomeriggio ci saranno 2 incontri serali che saranno aperti anche a chi si iscrive al laboratorio solo per la mattina di approfondimento di questioni legate alla traduzione con 2 invitati eccellenti che adesso vi presento. Andando con ordine però appunto mi piaceva farvi vedere un pochino quelle che sono le facce delle persone che incontreremo durante il laboratorio. Per quel che riguarda le lingue extraeuropee abbiamo la professoressa Lavagnino che ci parlerà di traduzione dal cinese in un ambito particolare, in particolare sarà traduzione della poesia cinese con l'esempio di Ezra Pound. Abbiamo Cristina Dozio che ci ha fatto oggi con la sua pillola, ci ha fatto un pochino assaggiare quello di cui ci parlerà riguardo alla traduzione dall'arabo. Abbiamo Andrea De Benedittis, professore all'Orientale di Napoli, che parlerà della traduzione dal coreano, e Andrea Maurizi, che invece è professore all'Università di Milano Bicocca, che traduce e ci parlerà della sua esperienza di traduzione dal giapponese. Per quel che riguarda le lingue europee abbiamo 4 traduttori celeberrimi, oserei dire, che sono Ilide Carmignani che traduce dallo spagnolo, Fabio Cremonesi dall'inglese, Claudia Zonghetti dal russo e Bruno Berni dal danese. Non sto a farvi la biografia di tutti, anche perché sarebbe un po' noioso, ma se parlarvene così, leggervela così, ma ve la potete andare a cercare sul sito, dopo vi lascio il link dove abbiamo... l'Istituto Confucio ha raccolto tutte le biografie degli autori, le presentazioni, se volete saperne di più. Abbiamo appunto poi, sempre nella mattina, l'intervento di 3 linguisti o italianisti, che sono Federica da Milano, Davide Colussi e Mario Barenghi, che sono tutti e 3 docenti all'Università Milano Bicocca. E tra l'altro sono membri, ecco scusate questo non l'ho detto prima, lo dico adesso, il laboratorio è organizzato dall'Istituto Confucio ovviamente dell'Università degli Studi di Milano in collaborazione con la Civica Scuola Interpreti e Traduttori Altero Spinelli, l'Università di Milano Bicocca e in particolare rispetto all'Università di Bicocca il laboratorio di traduzione permanente Officina di Traduzione Permanente, che è un laboratorio neonato dall'esperienza di traduzione che appunto si concentra soprattutto su quelle che sono le dinamiche della traduzione dal cinese all'italiano allo stato attuale, ma che appunto vede anche la partecipazione di linguisti e italianisti della nostra università e che appunto ci racconteranno in questa sede un pochino, come ci ha fatto vedere Federica da Milano oggi, quali sono le dinamiche, le cose di cui dobbiamo tenere conto della nostra lingua italiana quando traduciamo e abbiamo visto quanto questa cosa può essere arricchente secondo me con i moltissimi esempi che ci ha fatto Federica, che ci ha trasportato in tantissime lingue e dimensioni diverse. Ecco.
Questo per quel che riguarda la mattina. Il pomeriggio, dicevo, sarà dedicato invece a chi si occupa di traduzione dal cinese, chi si sta specializzando in traduzione dal cinese, e il focus sarà la traduzione di un racconto dell'autore a cui abbiamo deciso di dedicare questo laboratorio, che è Lunei, un autore contemporaneo di cui è appena uscita in traduzione italiana per Asiasfere il romanzo, quello che è stato il suo romanzo di esordio un po' più di 10 anni fa, che è Giovane Babilonia, tradotto tra l'altro da Gloria Cella e Natalia Riva con la curatela di Silvia Pozzi, quindi un autore su cui si è lavorato negli ultimi mesi e su cui appunto continueremo a lavorare anche con il pubblico del laboratorio, con appunto la traduzione di questo racconto che sarà guidata da Silvia Pozzi. I laboratori pratici di traduzione del racconto saranno preceduti da 4 interventi nelle 4 giornate di Antonio Pauliello, che ci ha appena fatto assaggiare anche lui quello che sarà il suo laboratorio, il tema del suo laboratorio, appunto Gloria Cella e Natalia Riva, che ci metteranno a parte di quelle, da 2 punti di vista diversi, di quelle che sono state un po' le difficoltà, le cose di cui hanno dovuto tenere conto nel tradurre Lunei, e poi interverrò io l'ultimo giorno, ecco, semplicemente, per parlare della traduzione di un altro racconto, tenendo conto sempre delle questioni di difficoltà traduttive, diciamo, giochi di parole e cose del genere. I 4 incontri, questo lo dico adesso, sono appunto uno il 12 di giugno e il successivo il 9 di ottobre, proprio per lasciare nei mesi di pausa, nei mesi di distacco, la possibilità a chi partecipa al laboratorio pomeridiano di tradurre il racconto che verrà assegnato, in modo da poi poter lavorare in maniera anche molto molto pratica sul testo, come abbiamo fatto anche nelle precedenti edizioni del laboratorio, per chi le avesse già seguite, tra chi ci ascolta, cioè c'era proprio anche un lavoro di scambio, di revisione reciproca dei testi, di lavoro sul testo appunto molto molto attivo per riflettere su quelle che sono le difficoltà e le possibilità della resa. I 2 appuntamenti serali, che saranno il primo e l'ultimo giorno del laboratorio, saranno a cura di Gian Piero Pieretto, che ci parlerà di cultura materiale russa. Questo perché Lunei è un autore che ha parlato molto di fabbrica, parla di fabbrica nel racconto che tradurremo, e ci sembrava interessante appunto ragionare su quanto sia importante parlare di linguaggi specialistici, di lingue settoriali e di cultura materiale. Ecco, Gian Piero Pieretto in questo ci aiuterà, il professor Pieretto, ad avvicinarci a questo mondo, anche appunto dal punto di vista di un'altra cultura, di un altro paese. E poi abbiamo Harry De Luca, che ha accettato di partecipare appunto all'ultima giornata del laboratorio, quindi in chiusura di tutto il laboratorio, parlando della, non so se lo sapete, Harry De Luca è un autore italiano famosissimo, non credo che abbia bisogno di presentazioni, ma in particolare appunto lui si è anche occupato di traduzione dell'Antico Testamento e ha lavorato molto sull'Yiddish e l'ebraico antico, e quindi parleremo con lui anche con lui di traduzione, non solo di letteratura italiana. Questo è proprio una panoramica velocissima. Per appunto più dettagli, titoli degli interventi e tutto, vi rimando al sito che dopo vi ho ricopiato, dopo vi lascio. 2 informazioni pratiche sull'iscrizione. Allora, le iscrizioni sono aperte fino al 24 di maggio. Come dicevo, è possibile iscriversi solo alla mattina oppure all'intero workshop. Per chi si vuole iscrivere solo agli interventi della mattina, quindi chi non parla cinese, chi non studia cinese, è semplicissimo, basta mandare una mail a aulaconfucio@unimib.it mettendo nome e cognome e indicando le lingue da cui si traduce. Questo serve a noi per avere un po' un'idea del tipo di partecipanti che avremo. Per chi si vuole iscrivere al workshop intero,
Allora, c'è un criterio di fondo, ovviamente noi dobbiamo essere sicuri della base linguistica di chi fa domanda di iscrizione, quindi chiediamo che chi si candida per partecipare abbia frequentato almeno 3 anni di studio di lingua cinese, quindi che abbia una triennale di cinese. Preciso che anche se siete all'ultimo anno di triennale, anche se vi manca per dire solo la laurea, potete candidarvi lo stesso, ecco questo per dire, però più o meno il livello deve essere almeno quello. Un titolo preferenziale sarà il possesso della certificazione HSK di livello 5, quindi il nuovo HSK di livello 5, e appunto la procedura di candidatura è un pochino più lunga perché abbiamo messo un numero massimo di partecipanti per questo laboratorio pomeridiano, quindi non abbiamo un massimo per chi si iscrive la mattina, ma abbiamo un massimo per il laboratorio pomeridiano, che è fissato a 30 persone, quindi ci sarà una selezione, e quindi appunto vi chiediamo, c'è un modulo Google Form da compilare in cui dovrete caricare il curriculum, una lettera di motivazione e dovrete rispondere a una domanda che trovate sul modulo, che riguarda ovviamente sempre la letteratura cinese e la traduzione letteraria dal cinese. Le iscrizioni sono aperte fino al 24 di maggio, questo è l'indirizzo a cui rivolgervi, sia appunto se volete iscrivervi solo alla mattina, sia se avete qualsiasi dubbio, qualsiasi domanda sull'iscrizione. Il costo, ecco, questo non l'ho scritto ma ve lo racconto lo stesso, il costo in realtà del laboratorio in realtà è sostenuto dall'Istituto Confucio, perché quello che noi chiediamo è un contributo per le spese di iscrizione e sicuramente non copre, ecco, il costo dell'offerta che è. E sono 50 euro di contributo per chi si iscrive alle 4 mattine, e 100 euro invece per chi si iscrive al laboratorio intero, quindi mattina e pomeriggio, e questo appunto ci serve proprio come per coprire quelle che sono le spese di iscrizione, la gestione dei materiali, eccetera, eccetera. Una cosa che non ho precisato è che per ovvie questioni di difficoltà, impossibilità organizzativa, prevediamo che il laboratorio si svolga interamente online, cosa che peraltro però appunto ci ha permesso anche di invitare delle persone che vengono da lontano senza creare particolari disguidi. Ecco. Se appunto volete saperne di più, se volete vedere il programma un pochino più nel dettaglio, che non vi ho riportato con tutti i titoli degli interventi, le biografie di tutte le persone che interverranno, trovate sulla pagina dell'Istituto Confucio tutta la presentazione con i vari materiali da scaricare, il link per il Google Form per chi si volesse iscrivere anche al pomeriggio, e questo è più o meno tutto, ecco. Grazie mille Alessandra, abbiamo pubblicato anche sui commenti, c'è proprio il link per alla notizia, quindi trovate anche lì senza doverlo copiare tutto. No, trovate il link che vi rimanda alla pagina, quindi è facile trovarlo. Ok. Allora, io siamo un po' fuori tempo, ma penso che è stato un incontro assolutamente interessante e quindi sono sorte un po' di domande. In particolare, allora, adesso le ricerco in ordine di arrivo. Chiede Silvia Pozzi, che ci sta ascoltando, era una domanda per Cristina, voleva una piccola riflessione, se possibile, sull'avventura di una traduzione a 4 mani. Sì, allora colgo volentierissimo questo spunto lanciato da Silvia Pozzi, cercherò di essere sintetica. Nel mio caso si è trattato di lavorare con una traduttrice molto più esperta e
con molta più esperienza, più affermata nella traduzione dall'arabo, quindi ci conosciamo oramai da 10 anni, appunto abbiamo iniziato a collaborare su più fronti, sia sulla traduzione che sulla didattica, e quindi nel mio caso, si è trattato veramente di una palestra, di avere l'accesso a quella che è un po' è anche l'officina del traduttore, di stare a bottega. E devo dire che ho imparato molto e sto imparando tuttora molto da Elisabetta Bartuli, e al tempo stesso, come traduttore giovane, puoi osare, puoi fare certe scelte perché sai di avere il paracadute di un traduttore più esperto che magari ti dà poi un consiglio e lo si risolve insieme. Credo anche che lavorare a coppie o a gruppi sia fondamentale anche in seno ai laboratori didattici, e qualche volta infatti nascono poi delle collaborazioni anche fra pari, fra traduttori giovani, perché ci si trova particolarmente bene, ecco, insomma. Grazie. E poi la domanda da $1 milione, come si fa a diventare traduttori? Bisogna diventare prima insegnanti? Come viene scelto il traduttore di un libro? Qualcuno vuole provare a rispondere? Non so se qualcuno come Alessandra, che appunto è anche organizzatrice del laboratorio. Ma allora, sì, è una domanda da $1 milione e sacchetti. Allora, come si diventa traduttori? Innanzitutto formandosi, secondo me, cioè innanzitutto capendo se è la cosa che si vuole fare, e questo lo si capisce solo traducendo. Perché fare il traduttore, per quel che mi riguarda, è un lavoro bellissimo, ma conosco persone che lo trovano un lavoro insopportabile, che impazzirebbero all'idea di rileggere lo stesso libro un numero imprecisato di volte fino ad arrivare alla versione che non è la versione definitiva, ma magari semplicemente quella che va in stampa, no? Quindi è un lavoro che in certi casi è anche mitizzato, ma che deve sicuramente piacere. Quindi la prima cosa, secondo me, è provare a fare il traduttore, cioè tradurre per conto proprio, e tradurre facendo dei corsi di traduzione che ci portano a sperimentare questa cosa. Non bisogna prima diventare insegnanti, le due cose non sono legate. E come viene scelto il traduttore di un libro? Dipende. Ci sono traduttori che appunto che si propongono con le schede di lettura, ci sono traduttori già affermati generalmente a cui viene proposta la traduzione di un libro, giovani traduttori a cui viene proposta la traduzione di un libro magari in primo luogo a quattro mani o con la curatela di qualcun altro, che è quello che è capitato a me. Quindi, posso aggiungere, sì. per esempio per il cinese, io poi non so se Giulia traduce, vuole tradurre da che lingua, però per il cinese, esatto, mi viene in mente per esempio che la rivista Caratteri, questa rivista letteraria molto interessante, ogni anno lancia un concorso di traduzione in cui dà un racconto e possono partecipare tutti traducendo il racconto. Il racconto tradotto meglio poi viene, ovviamente si lavora insieme, non è presa la traduzione così, ma si lavora con chi cura la rivista e poi questo è un modo anche per entrare nel mondo della traduzione, per esempio. Sì, penso che forse c'è anche per altre lingue, questo non lo so, io so solo il cinese. Curioso che l'abbia raccontato Marta, non io, che perché per me è andata così effettivamente, no? Io ho partecipato a un concorso di traduzione di caratteri. Però stando dal di fuori si vedono le cose. Poi andando avanti, esatto, vedendo le cose da fuori si vedono meglio. Ok, abbiamo un'ultima domanda, credo, che invece è sempre per Cristina, che è un po' lunga, dice: la mia domanda è, nella traduzione degli slang, modi di dire, proverbi, avete per caso avuto anche necessità di chiedere un punto di riferimento ai parlanti arabofoni in generale? O
se ci sono state delle criticità sotto questo punto di vista. Sì, allora sicuramente la traduzione di modi di dire, di proverbi e poi anche dello slang, credo, immagino, da tutte le lingue verso l'italiano sia proprio un esempio di come il traduttore deve essere molto creativo, cioè deve proprio utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione, ma anche poi lanciarsi, staccarsi eventualmente dall'originale, oppure fare delle scelte trasgressive, come diceva Antonio, perché poi la lingua italiana e la cultura letteraria italiana sono anche accoglienti. Quindi assolutamente è in questi snodi che ci si può lavorare a fondo, che si può lavorare a fondo. Sia per questi snodi che per altri passaggi è spesso necessario chiedere una conferma, un aiuto a un parlante madrelingua. Allora, sono convinta che il traduttore deve però anche sforzarsi di ricercare autonomamente alcune strade per risolvere i suoi dubbi, no? Cioè, quindi ovviamente abbiamo a disposizione tantissime risorse online, quindi bisogna anche un po' indagare. Se poi resta il dubbio, si può chiedere o a un proprio conoscente, amico madrelingua o direttamente all'autore. Resto comunque convinta che una volta ricevute le risposte sia uno dei compiti del traduttore rielaborarle comunque, perché magari appunto si è fatto un'idea o a volte riceve due versioni leggermente discordanti e quindi deve comunque poi prendersi la responsabilità di dare la sua versione, che a volte può essere anche un po' sfumata. Cioè, se qualche concetto, nonostante la consulenza dei parlanti madrelingua, resta un po' ancora criptico, il traduttore ha anche questa risorsa di optare per qualcosa di più sfumato che comunque sia efficace in italiano. Grazie mille. E direi l'ultima domanda invece più pratica. Giuseppe chiede se il laboratorio, la parte pomeridiana, è rivolta principalmente agli studenti di cinese specializzandi in traduzione o anche a giovani traduttori che hanno già un po' di esperienza. No, il laboratorio è rivolto anche ai giovani traduttori che hanno già un po' di esperienza, ma che vogliono fare un'esperienza ulteriore di formazione. Ecco, secondo me questa è una di quelle materie, se anche ne esistessero, che non hanno questa caratteristica, che richiede una formazione continua, no? Quindi tradurre è un esercizio in cui si impara qualcosa di nuovo ogni volta. Quindi non è un corso di cinese, è un corso di traduzione, quindi si parte dal testo, dalle difficoltà che quel testo nello specifico pone, e quindi è sicuramente interessante anche per giovani traduttori che sentono il desiderio, la necessità, il piacere di fare un passo di formazione in più, ecco. Va bene. Io ringrazio tutti tantissimo per essere stati qua oggi, sia i relatori che il pubblico. Io personalmente devo dire che adesso non vedo l'ora di ascoltare le mattinate del corso, mi è venuta molta voglia di scoprire di più, e quindi penso che l'idea, spero che sia venuta anche agli altri, la nostra idea di fare questo incontro per ingolosire le persone, penso che ci siamo riusciti, e quindi grazie veramente del vostro tempo e della vostra partecipazione. E da parte dell'Istituto Confucio salutiamo tutti e speriamo di vedervi appunto presto, a giugno, al primo incontro di traduzione. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti.